Amici di Save Lancia, siamo qui al Museo Nazionale dell'Automobile per visitare la mostra sui 70 anni dell'Aurelia, aperta fino al 27 settembre. Andiamo a vedere. L'occasione della celebrazione dei 70 anni della presentazione della Lancia Aurelia era un'occasione da non perdere qui al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. E è un'occasione importante perché Lancia è un marchio che riscuote ancora grandissimo successo in tutto il mondo. Ci sono club di appassionati che infatti si sono presentati qui all'inaugurazione, che ci hanno contattato per condividere con noi questo momento così importante. L'Aurelia è rimasto un mito, è davvero una leggenda, perché è anche concomitante in un periodo di rinascita, di ripartenza, come si dice oggi, dell'Italia del dopoguerra. Quindi è un modello che ha fatto nascere il concetto del gran turismo nel mondo, è davvero un'icona del made in Italy e dello stile italiano, ancora più che della produzione italiana in tutto il mondo. Come Museo Nazionale dell'Automobile abbiamo deciso di produrre questa mostra per celebrare i 70 anni della Lancia Aurelia, che è un modello che, se vogliamo, ha rappresentato forse l'apogeo della grandiosa storia, della gloriosa storia del marchio Lancia, un marchio torinese straordinario, conosciuto e apprezzato nel mondo per le sue caratteristiche di ricerca tecnologica, di innovazione e anche di successi sportivi. Al museo infatti abbiamo una B24 e una D50, che sono due leggende su quattro ruote nella storia dell'automobilismo sportivo, oltre che naturalmente una Delta Integrale, che ancora oggi è desiderata e amata da un ampio numero di appassionati, di sinceri appassionati e riconoscitori del motorismo sportivo. L'Aurelia è un'automobile estremamente importante nella storia dell'automobilismo mondiale. Innanzitutto è il primo 6 cilindri AV di 60 gradi, creato durante il conflitto mondiale. Se vogliamo, nasce prima il motore dell'Aurelia, dell'Aurelia stessa, perché inizialmente la direzione pensava di installare il nuovo motore concepito dall'ingegnere Di Virgilio sulla Pariglia. Poi era talmente innovativo il motore che si è pensato di creare anche una carrozzeria nuova. L'attività di mio padre alla Lancia iniziò nel 1939, e quando durante la guerra ebbero occasione di valutare la possibilità di costruire un motore con una configurazione 6 cilindri AV, lui fece lo studio dell'equilibratura e trovò una soluzione che fu considerata valida, e quindi alla fine della guerra costruirono il primo prototipo di questo motore, che era destinato alla vettura Aprilia. Il motore si chiamava 538, furono realizzati due o tre esemplari del motore, venivano provati su strada su una scocca dell'Aprilia appositamente costruita e che veniva usata talvolta da Gianni Lancia per andare a Pisa all'università che frequentava in quel periodo. L'automobile utilizzata per le prime prove è un'automobile esattamente simile a questa, tant'è vero che il motore iniziale è modificato, non è di 60 gradi ma è di 50 gradi, quindi un pochettino più stretto per poter essere alloggiato in questo vano motore. Dopodiché la direzione decide che è tale l'innovazione meccanica che viene fatta, apportata su questo modello, che vale la pena che ci sia uno sforzo anche stilistico e non solo meccanico. Quindi si dà via al centro studi Lancia interno, centro design,
di disegnare la macchina che succederà alla Aprilia. Questo motore appunto venne costruito per la berlina B10, che fu presentata al Salone di Torino nel 1950 ed ebbe un notevole successo perché, oltre al motore che era una novità assoluta mai vista prima su altri modelli, e aveva anche una trasmissione particolare con cambio sul ponte posteriore, e quindi era decisamente superiore come tecnica alle precedenti vetture realizzate dalla Lancia. E nasce così l'Aurelia B10, che volutamente ha il vano motore più largo, in modo da poter alloggiare il famoso motore concepito dall'ingegnere Virgilio di 60 gradi di inclinazione, quindi un po' più largo. Però, come si può vedere dal design, c'è una discreta ispirazione che viene dalla carrozzeria Pininfarina. Pininfarina è molto legato alla famiglia Lancia. Il suo legame è un legame antico, perché Pinin, all'inizio della propria attività, lavorava nella carrozzeria dei fratelli più grandi, dei suoi fratelli più grandi, maggiori, ed era il responsabile degli interni delle automobili, soprattutto degli sedili. Vincenzo Lancia, il fondatore della Lancia, era un corridore, era un uomo molto, molto robusto, corpulento, e necessitava che le sue automobili con le quali correva avessero dei sedili studiati proprio sul suo corpo. E quindi Pinin gli prendeva le misure, gli faceva questi sedili, e da lì nasce questo rapporto di grande stima e fiducia reciproca. Tanto che nel 1930, quando Pininfarina decide di creare una sua società, una sua carrozzeria indipendente da quella della carrozzeria Farina dei fratelli, trova in Vincenzo Lancia uno dei più entusiasti sostenitori di quest'idea, al punto che nell'atto costitutivo la Lancia Automobili EC è socia al 15% nel capitale della carrozzeria Pininfarina. Come dicevo, quindi questa influenza ci sarà sempre, questa trasmissione di informazioni e di concetti. Appunto, dalla Aprilia Bilux disegnata da Pininfarina si arriva all'Aurelia B10, che, come si può vedere, ricorda notevolmente una serie di stilemi, per poi arrivare alla Florida, che noi vediamo esposta, la quale ha la meccanica di questo tipo, di questa Aurelia berlina, che è la B12, e questa Florida darà origine alla Flaminia, che seguirà la produzione. Questa macchina che si vede esposta era la macchina personale di Pininfarina, l'amministratore presidente della carrozzeria Pininfarina. La Florida 2. La Florida 2 è stata poi così il prototipo, questa qui realizzata in un unico esemplare, che poi ha portato, diciamo, a progettare, costruire, disegnare quella che poi è diventata la Flaminia. Questa è, al di là dell'esemplare unico, vorrei far notare la mancanza del montante, come si vede anche da alcune foto. Una volta che vengono abbassati i finestrini, si crea un'area unica, pulita, senza l'interferenza del piantone. La caratteristica, esatto, della griglia orizzontale. E dopo di questa, quasi tutte le macchine sono state orientate su questa forma e dimensione. Esatto. Sempre tenuto cura di tenere il cofano basso e i parafanghi alti per la sicurezza della guida.
Qui abbiamo esposto due macchine da sogno, non mi vengono altre descrizioni, e sono l'Aurelia Spider B24 e l'Aurelia Convertibile, che sono tra l'altro co-star in alcuni film, diciamo, dedicati al miracolo economico dell'Italia degli anni 50. Su questa auto c'è un aneddoto, ci sono più aneddoti, ma ce n'è uno molto, molto interessante. Quando nel 1954 si decide, dietro sollecitazione di Max Hoffman, che era l'importatore Lancia in America, si decide di creare uno Spider sulla meccanica dell'Aurelia, le proposte di Pininfarina sono molteplici, e tra queste c'è il muso tradizionale della B24, che poi è quello che verrà messo in produzione, e c'è anche un muso diverso, se vogliamo più moderno, che ricorda le Ferrari di quegli anni. Quindi viene costruito un mascherone in legno, un prototipo in legno dell'auto, e viene presentata ad una serie di personaggi Lancia per decidere quale deve essere il muso futuro di quella macchina. Quindi in Pininfarina c'è questo modello in legno, metà come lo si vede, come sarà poi la produzione, e la metà invece, diciamo, chiamiamola più moderna, più avveniristica. E una serie di personaggi, tra cui i piloti della Formula 1 che in quell'anno correvano con la D50, l'ingegnere Di Virgilio, il direttore commerciale dell'azienda, eccetera, vengono chiamati a votare, votare la prescelta. E Gianni Lancia, che era più dell'idea di presentare la macchina nella veste più moderna, viene inesorabilmente messo in minoranza, e quindi con grande aplomb dice: ok, avete vinto voi, e quindi questa diventò poi la B24. E qui arriviamo invece nel 1956. La Lancia ha cambiato proprietà, e il gruppo Pesenti ne ha preso in controllo. Il direttore generale è l'ingegner Fessia, il quale, come prima disposizione, cerca di rendere la macchina più usufruibile, più comoda, forse meno aggressiva, per cui vengono messi dei deflettori, vengono messi dei finestrini che salgono, finalmente scendono, delle maniglie per poter aprire la porta, cosa che la prima B24 non aveva, ma soprattutto il motore viene depotenziato. Da 118 cavalli si passa a 110, e con, diciamo, una, se vogliamo, una maggiore usufruibilità. Un anno dopo la presentazione dell'Aurelia B10, 1750 centimetri cubici, 57 cavalli, Gianni Lancia decide di aumentare la cilindrata della macchina, che passa a 1991, e di creare un coupé. Sulla paternità del coupé è sorto una specie di giallo, direi, perché è sempre stato attribuito a Pininfarina, cosa anche abbastanza logica dato questo rapporto strettissimo tra le due case a cui ho accennato prima, però negli ultimi anni Felice Mario Boano, che lavorava per la carrozzeria Vignale, sostenne che di essere stato lui in realtà colui che creò il disegno di questa carrozzeria. Ci sono teorie opposte, io non voglio entrare nel merito, perché posso solo dire che la macchina è meravigliosa.
La macchina viene presentata nell'aprile del 1951 e alla fine di aprile del 51 partecipa alla Mille Miglia. Shut up and sit down. Grande carriera nelle competizioni automobilistiche, tanto che nel 1951 quattro di queste vetture che erano state appena consegnate dalla Pininfarina vennero iscritte alla Mille Miglia e parteciparono ottenendo un grandissimo successo con Giovanni Bracco e Maglioli, i quali giunsero al traguardo di Brescia secondi assoluti dietro una Ferrari che aveva una potenza più che doppia e una cilindrata quasi tripla. La vettura poi partecipò ad altre gare come la 24 ore di Le Mans, arrivando credo dodicesima assoluta e prima nella sua categoria, e partecipò anche alla carrera messicana, però senza grande successo. E nel 1952 venne costruita una serie speciale di vetture alleggerite che ottennero anche notevoli successi alla Mille Miglia, Le Mans, la Targa Florio e la carrera messicana, e questo poi portò alla costruzione da parte della Lancia delle vetture sport, che erano dei modelli costruiti esclusivamente per le competizioni. Quindi da lì nasce tutta la storia sportiva dell'Aurelia e la decisione della direzione di, dati i successi, di dedicarsi in pieno anche all'attività sportiva, che sfocerà poi con la realizzazione della D50, la Formula 1, che nel 1956, passata alla scuderia Ferrari, vinse il campionato del mondo. L'Aurelia B20 viene prodotta nell'arco di 6 anni, dal 1951 al 1957. Ogni anno in pratica c'è un modello nuovo. Il secondo modello nella meccanica del secondo modello c'è una modifica al sistema di alimentazione. E quindi aumentano i cavalli, e invece nel 1953 c'è una notevole svolta, perché il motore passa a 2451 centimetri cubici, i cavalli diventano 118, e questa è una macchina anche che lei ha un passato di corse notevole. Nel 1954 arriva la quarta serie della B20, che sostanzialmente nella parte motoristica è uguale alla terza serie, ma viene cambiato il retrotreno, dove non c'è più il ponte rigido, ma vengono messe delle balestre, con la conseguente aumento di tenuta di strada. La macchina arriva in produzione fino alla fine del 55. Alla fine del 55 la famiglia Lancia lascia la proprietà dell'azienda al gruppo Pesenti, e nasce così la quinta serie, che altro non è che una quarta serie dove il motore viene notevolmente depotenziato, perché scende a 110 cavalli. La finalità era di renderle più usufruibili, più tranquille, meno nervose, perché proprio la filosofia aziendale con l'ingegner Fessia cambia in maniera drastica. Naturalmente viene immediatamente sospesa l'attività sportiva, viene ceduta a Ferrari tutta la divisione delle automobili di Formula 1, e quindi le macchine vengono costruite per essere più comode, più fruibili e meno corsaiole, tra virgolette. Nel 1956 abbiamo l'ultima serie, l'addio dell'Aurelia. Nel frattempo la berlina è già stata abbandonata
perché sta per entrare in produzione la Flaminia, e qui sostanzialmente tra la quinta e la sesta serie le differenze sono praticamente nulle. La potenza del motore viene aumentata di 2 cavalli e la filosofia aziendale, ripeto, dal 56 in avanti è mutata in maniera sostanziale. Un'altra differenza, come tu puoi vedere, sono le code, che qui sono meno pronunciate e qui sono molto più pronunciate. L'ispirazione di questa parte posteriore, che nasce nel 53 con la terza serie, viene dalle seconde serie modificate corsa, dove veniva sostituito il dietro perché veniva messo un enorme serbatoio e quindi praticamente queste code sparivano e lo si vede sulle sette auto da corsa che nel 52 erano la squadra ufficiale di Lancia. E il posteriore è molto molto simile a questo, per cui nella realizzazione poi della terza serie Pininfarina si ispira a quello per cambiare la parte posteriore. Una particolare interesse di mio padre era quello di realizzare cose semplici da costruire e anche da mantenere, e quindi per semplificare sia il lavoro dell'officina che avrebbe costruito il motore di serie, sia il compito delle filiali che avrebbero dovuto fare le riparazioni sulle auto dei clienti. In particolare il motore dell'Aurelia aveva un paio di caratteristiche. La prima era che le testate erano intercambiabili, quindi con un solo pezzo si poteva sostituire sia la bancata di destra che quella di sinistra, con vantaggio per la produzione dei pezzi di ricambio. L'altra particolarità era che aveva le canne dei cilindri che erano sfilabili molto facilmente, e quindi nei motori che all'epoca ogni tanto necessitavano di una revisione piuttosto profonda, semplificava la vita dei meccanici che, oltretutto, avendo l'albero a cam nel basamento, non avevano problemi nella fasatura, nel rimontaggio relativamente alla fasatura delle valvole. Quindi è una mostra che abbiamo inaugurato a fine gennaio, poco prima della chiusura del lockdown, e abbiamo quindi prolungato molto volentieri grazie alla collaborazione dei collezionisti che hanno prestato queste meravigliose vetture. Sono 19 Aurelia in tutto. L'abbiamo potuta prolungare fino al 27 settembre, quindi vi aspettiamo tutti ad ammirare queste bellissime auto che ripercorrono tutta la storia del marchio, del brand proprio Aurelia, dal 1950 fino al 57, e le vedete tutte, quindi dalla B10, B12, anche l'antesignana, la Aprilia Bilux, e anche quella subito successiva, la Florida, che fu poi di Sergio Pininfarina stesso. Quindi un percorso che racconta anche l'evoluzione del modello e racconta di tutte le innovazioni, dei contenuti tecnologici, non solo di design, ma proprio anche di meccanica, di innovazione di questo bellissimo modello, e anche alcune fuori serie, quindi modelli unici realizzati dalle carrozzerie di tutta Italia, perché sono stati tantissimi i carrozzieri che hanno proprio realizzato delle vetture sul telaio dell'Aurelia. L'Aurelia appunto compie 70 anni e quindi il Museo Nazionale non poteva non dedicarsi a celebrare questo grande modello, e l'abbiamo fatto insieme a Massimo Filarubattino, che è un grande collezionista e conoscitore e che ha riunito molti conoscitori per una mostra completa che in una ventina di modelli riunisce sostanzialmente tutte le versioni, le varianti di questo straordinario prodotto. Lancia è oggi una casa automobilistica che
prosegue il suo percorso con un modello solo, e sappiamo che molti appassionati sperano, desiderano che forse un giorno ricominci ad avere altri modelli. Può darsi che nella fusione fra FCA e PSA, con un grande uomo di motori e di automobili, un grande pensatore di produzione industriale come Tavares, qualche cosa venga fuori, ma questo è solamente una immaginazione, un sogno che speriamo che possa realizzarsi. Ci sono tante storie meravigliose, quindi vi aspettiamo qui a visitare questa mostra bellissima fino al 27 settembre al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Grazie a tutti. Thank you.